Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, eccoci a un nuovo appuntamento di Vita dello Spirito e lo facciamo in compagnia del professor Corrado Agnerre. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera, ben ritrovati a tutti. Ecco, oggi andiamo a trattare un argomento che ovviamente per noi cattolici è di vitale importanza ed è la preghiera. Andiamo a vedere i diversi tipi di preghiera, la preghiera verbale, la preghiera mentale e anche la cosiddetta preghiera contemplativa. Il professore ci spiegherà bene i diversi tipi, appunto, come funzionano, il dovere che abbiamo noi cattolici di pregare e anche quando la preghiera è efficace e quando non lo è. Ecco, professore, partiamo appunto dai vari tipi di preghiera. Quali sono e, come dire, come dobbiamo approcciarli? Certo. Allora, prima di tutto diciamo che cos'è la preghiera, che alcune volte noi diamo per scontato un po' le definizioni, no? Dei concetti più semplici e poi casomai, insomma, non riusciamo bene a centrare la risposta in merito ad alcune domande. Allora, quando noi parliamo di preghiera, intendiamo per preghiera una sorta di elevazione della mente a Dio. Per far che cosa? Per rendere a Dio il debito culto e per chiedergli anche le grazie necessarie al fine di ottenere la salvezza eterna. Quindi questa è la definizione di preghiera che possiamo utilizzare. Teniamo presente che la preghiera è l'atto principale di una virtù molto importante nella teologia dello spirituale, quindi nella vita dello spirito, che è la virtù di religione. Quindi nell'ambito della virtù di religione, che esprime il legame che ogni fedele deve avere nei confronti di Dio, ogni uomo deve avere nei confronti di Dio, l'atto principale di questo legame è appunto la preghiera. Ma la domanda che lei mi ha rivolto è una domanda in merito ai diversi tipi di preghiera, perché la preghiera, si può, effettuare con diverse, diciamo così, modalità. Allora, il primo tipo di preghiera è la cosiddetta preghiera vocale. Che cos'è la preghiera vocale? La preghiera vocale, lo dice stesso l'aggettivo, è la preghiera compiuta principalmente con la parola, la preghiera vocale. Poi abbiamo la cosiddetta preghiera mentale, cioè quella preghiera compiuta dall'intelletto, in maniera discorsiva. Che cosa significa in maniera discorsiva? Non che ci sia bisogno di fare un discorso di tipo vocale, perché ovviamente altrimenti siamo nell'ambito della preghiera vocale, ma una dimensione discorsiva, cioè significa che l'intelletto si applica per comunicare con Dio, per parlare con Dio, per dialogare con Dio. Ed è anche nell'ambito della preghiera mentale abbiamo la cosiddetta meditazione, no? Per esempio, non so, si fa una lettura di un libro spirituale oppure di una vita di santi, eccetera, ci si sofferma su alcuni passaggi fondamentali e si medita su questi passaggi. Ecco, questa è la preghiera mentale, la preghiera cioè discorsiva o anche detta di meditazione. Poi abbiamo un terzo tipo di preghiera, che è la cosiddetta preghiera contemplativa, cioè quella preghiera compiuta dalla volontà, no? Possiamo anche definire la preghiera del cuore, però è molto più preciso utilizzare questo, no? La preghiera contemplativa, la preghiera compiuta dalla volontà, cioè atti di amore, mettersi dinanzi a Dio, mettersi dinanzi alla presenza di Dio, mettersi dinanzi al Santissimo Sacramento, cioè quel bellissimo episodio, quell'edificante episodio tratto dalla vita del curato d'Ars, di San Giovanni Maria Vianney. Un giorno, il curato d'Ars trovò un vecchietto, un contadino, una persona molto semplice, sicuramente analfabeta, perché allora i contadini erano quasi tutti analfabeti, che stava seduto tra i banchi della chiesa, senza dire nulla, e fissava il tabernacolo.
Anche il santo curato d'Ars si avvicinò a questo contadino, a questa persona molto semplice, e disse: "Ma che cosa stai facendo?" E lui rispose: "Io guardo il Signore e il Signore guarda me." Ecco, il curato d'Ars rimase molto edificato da una risposta semplicissima, ma da una risposta straordinariamente grande, che sta a significare la grandezza della preghiera contemplativa, cioè mettersi davanti a Dio, anche non colloquiando con Dio, ma adorando Dio, mettersi in un rapporto di adorazione nei confronti della presenza di Dio. La preghiera inoltre può essere individuale, è quella che per esempio viene fatta da una sola persona, no? La preghiera individuale è la preghiera che viene fatta da una sola persona, che può inglobare le modalità che abbiamo elencato precedentemente. Poi abbiamo la preghiera collettiva, che è quella che viene fatta da più persone unite nell'atto del pregare. Un'altra distinzione importante per quanto riguarda la preghiera è la distinzione tra la cosiddetta preghiera privata e la preghiera pubblica. Che cosa intendiamo per preghiera privata? Per preghiera privata intendiamo quella preghiera che viene fatta da un fedele o anche da più fedeli a nome proprio, pensiamo, non so, alla recita del rosario, no? Anche quando noi recitiamo il rosario, svolgiamo una preghiera privata, ma anche se recitiamo il rosario in compagnia, oppure all'interno di una comunità, pensiamo, non so, un rosario recitato in famiglia, oppure in parrocchia, eccetera, siamo sempre nell'ambito della preghiera privata, cioè di quella preghiera che viene svolta, viene effettuata a nome proprio. Poi abbiamo la preghiera pubblica, che sarebbe la preghiera liturgica, no? Quindi la celebrazione della messa, oppure la recita dei salmi, eccetera. E la preghiera pubblica o preghiera liturgica è quella che fa solo il sacerdote a nome però della Chiesa. Quindi mentre la preghiera privata la si fa a nome proprio o a nome di una singola comunità, la preghiera pubblica è una preghiera che si fa a nome della Chiesa. Quindi queste sono un po' le varie modalità della preghiera. E poi abbiamo detto prima i vari tipi di preghiera, che torno a ripetere, sono la preghiera vocale, la preghiera mentale, la preghiera contemplativa, e poi le modalità, la preghiera individuale, la preghiera collettiva, la preghiera privata e la preghiera pubblica. Ecco, una questione importante in merito alla preghiera sicuramente attiene al dovere di pregare. Potremmo anche, diciamo così, utilizzare questo tipo di interrogativo. Professore, giusto un appunto, magari ecco, Sì. qualcuno potrebbe pensare quando è bene pregare verbalmente e quando magari è bene pregare mentalmente. È ovvio che diciamo, bisogna guardare in base a se sia la possibilità, però. È una domanda che ci voleva perché effettivamente ho trascurato questo aspetto che è un aspetto molto importante. Teniamo presente che queste tre modalità di preghiera, tre tipi di preghiera che abbiamo detto essere la preghiera contemplativa, la preghiera mentale e la preghiera vocale, non sono preghiere che si escludono, cioè sono preghiere di cui noi dobbiamo servirci anche per armonizzarle fra di loro. E molte volte può succedere che cerchiamo anche di fonderle. Ora, un giorno, affidiamo alla provvidenza la possibilità di fare una trasmissione esclusivamente sul Santo Rosario, ma se noi prendiamo in considerazione il Santo Rosario, no? Che non a caso viene definito, è stato definito da più pontefici come la preghiera più alta, immediatamente dopo la celebrazione eucaristica, cioè immediatamente dopo la celebrazione della messa. Perché il rosario è una preghiera così alta? Perché il rosario fonde in maniera straordinariamente armonica questi tre tipi di preghiera. Nel rosario abbiamo la preghiera vocale, perché ovviamente si devono recitare le singole Ave Marie, si può fare anche a fior di labbra, eccetera, ma
comunque il rosario prevede questa dimensione vocale della preghiera, nello stesso tempo il rosario prevede una meditazione, tant'è vero che ogni mistero del rosario è introdotto da una brevissima meditazione, è una meditazione che si può fare anche durante la recita del rosario, ma il rosario ingloba anche la dimensione contemplativa della preghiera. Perché comunque, come ci consigliano molti santi, vedi anche un grandissimo apostolo del rosario, qual è stato San Pio da Pietrelcina, il rosario significa, per recitarlo bene, significa dover anche immaginare quel mistero che si va a meditare alla presenza dell'Immacolata, alla presenza della Madonna. Quindi il rosario è un esempio per capire come questi tre tipi di preghiera devono essere armonizzati, fra di loro. Poi è chiaro che ci sono anche delle necessità contestuali, cioè nel momento in cui, per esempio, noi facciamo una preghiera contemplativa, no? Ecco, la preghiera contemplativa si offre molto in una situazione anche, come dire, di stanchezza, cioè quando noi abbiamo difficoltà, per esempio, a meditare in maniera discorsiva, e ci viene molto più facile chiudere gli occhi, metterci dinanzi alla presenza di Dio e casomai dire continuamente in maniera interiore: Signore, ti amo, Signore, ti amo, Signore, ti amo. Ecco, questa dimensione qui della preghiera è una preghiera che si adatta bene in periodi particolari o anche in alcuni periodi della vita dello spirito. Pensiamo alle cosiddette notti, alle cosiddette aridità, no? Quello che San Giovanni della Croce chiama la notte del senso e la notte dello spirito, laddove diventa proprio difficile poter meditare in maniera discorsiva, diventa veramente pesante poter meditare in maniera discorsiva e in questo caso sopperisce in maniera straordinariamente grande quella che è la preghiera contemplativa, anche perché sul piano puramente ontologico, no? Sul piano della sostanza, è chiaro che la preghiera contemplativa è come se avesse una marcia in più, no? Cioè quello di mettersi proprio in uno stato di adorazione dinanzi a Dio. C'è qualche altra domanda Sì, oppure? guardi, professore, diciamo che cerco magari di riportare quelle che sono le mie esperienze. Ecco, come giustamente ha sottolineato lei adesso, ci sono periodi, soprattutto dove si è molto stanchi, ecco, si fa fatica magari a elaborare una preghiera poi da discorsiva, come ha giustamente detto lei, però spesso mi capita, ecco, magari di mettermi lì e di pronunciare giaculatori. Pensare Certo. giaculatori, ecco, cercando di immaginarmi davanti, insomma, alla presenza di Dio o della Vergine. Giaculatori che non a caso nella vita dello spirito, i grandi maestri di vita spirituale definiscono le giaculatorie come delle vere e proprie frecce di amore nei confronti di Dio, no? Frecce, cioè delle saette rapidissime, che si adattano bene nei momenti in cui uno ha poco tempo per poter pregare. Cioè, teniamo presente che noi dobbiamo anche cercare di distribuire la preghiera durante tutto il corso della giornata. Ora, è evidente che ognuno di noi ha uno stato particolare di vita, per cui bisogna stare molto attenti da questo punto di vista, perché è evidente che un laico non può permettersi, e guai se lo facesse, di pregare con un certosino. Perché se un laico volesse pregare, pensiamo, non so, un padre di famiglia, una madre di famiglia, eccetera, volesse pregare, una madre di famiglia volesse pregare con una sora di clausura, chiaramente verrebbe meno ai suoi compiti fondamentali, ai suoi doveri di Stato. Dicasi lo stesso per quanto riguarda il padre di famiglia. Quindi è evidente che da un punto di vista di quantità di tempo c'è una differenza a livello di preghiera, di vita di preghiera, a seconda degli stati di vita, no? A seconda dei propri doveri di Stato. Però è anche vero che tutti devono saper distribuire la preghiera durante la giornata. E per distribuire la preghiera durante la giornata, soprattutto in quegli stati di vita in cui non c'è molto tempo a disposizione, gli atti di amore, le giaculatorie, sono straordinariamente utili.
Così come io ci ritorno ancora una volta, la recita del rosario, perché la recita del rosario veramente aiuta tantissimo e si adatta benissimo alle esigenze della vita quotidiana, perché il rosario può essere, è chiaro che l'optimum è recitare il rosario davanti al Santissimo Sacramento, ma se non c'è questa possibilità, non è che il rosario non dovrebbe essere recitato. Il rosario si può spezzare, cioè si può fare una decina adesso, una decina tra un'ora, un'altra decina tra un'altra ora ancora e via discorrendo. Il rosario si può recitare tanto a voce alta quanto a voce bassissima, anche a fior di labbra, anche passeggiando, andando a fare un servizio in automobile, eccetera. Per cui queste forme, il rosario spezzato, le giacolatorie, danno la possibilità di distribuire la preghiera in tutta la giornata, soprattutto in quegli stati di vita in cui si ha poco tempo a disposizione e dove molte volte può saltare anche un certo ordine di vita quotidiana, no? Una certa, perché è evidente che se uno fa il monaco certosino, oppure fa la suora di clausura, oppure fa il religioso in un altro ordine, ha i suoi momenti di preghiera, no? La giornata è molto più ordinata, eccetera. Per un laico può venir meno quest'ordine, no? Anche se poi lo desidera, cerca sempre di tendere giustamente a un certo ordine della giornata, però possono arrivare delle situazioni improvvise che fanno saltare tutto. Allora, in questo caso è bene anche utilizzare delle modalità di preghiera da distribuire durante la Ecco, giornata. professore, giusto per ritoccare un attimo brevemente quell'argomento anche della preghiera mentale, io riporto sempre quello che è il mio esempio, ma che credo possa essere riportato anche a molte, insomma, molte persone che poi si trovano nella stessa condizione. Mi capita, ovviamente, io mi sono messo un piccolo allarme su una piccola sveglia sull'orologio di a mezzogiorno e voglio pregare l'Angelus tutti i giorni. Ora, ovviamente io a mezzogiorno sono a lavoro. E non è che mi possa mettere lì a, diciamo, cercare di, come dire, mi è difficile se non altro pensare, ecco, al Santissimo Sacramento con devozione. Quindi cerco di, solo verbalmente di dire l'Angelus. Ecco, che efficacia può avere questa preghiera se non è accompagnata comunque da dovuta, ecco, da condegna devozione? Così come può essere anche quello di un rosario, che magari qualcuno potrebbe non avere il tempo di pregarlo in maniera posata, ecco, o davanti al Santissimo o comunque in camera da solo. Magari lo deve fare in macchina perché non ha tempo. Ecco, ha lo stesso valore. Sicuramente ha un valore altissimo perché allora è evidente che se noi tendiamo un po' a essere negligenti, no? E quindi tendiamo a pregare in maniera non conforme, qualora ne avessimo la possibilità, allora è chiaro che in questo caso ci sarebbero delle responsabilità personali. Però se noi non abbiamo altra possibilità per poter pregare e vogliamo distribuire, come dicevo prima, la preghiera durante la giornata e quindi anche nei nostri momenti di lavoro, una preghiera fatta in questo modo, malgrado il frastuono, malgrado le distrazioni esterne, eccetera, ha un grandissimo valore. Ha un grandissimo valore perché significa che anche in quel determinato momento vogliamo ricondurre tutto a Dio. Anzi, nella preghiera, la preghiera, noi dobbiamo capire che la preghiera deve sempre introdurre qualsiasi tipo di impegno. Deve sempre introdurre qualsiasi tipo di impegno. Infatti è bene, per esempio, fare un segno della croce, pregare prima di mangiare, oppure prima di andare al lavoro, eccetera, offrire al Signore tutto quello che si fa e anche durante il lavoro. Ricordarsi di Dio è assolutamente è importantissimo. È come adesso forse faccio un esempio un po' banale, no? È come se uno mentre sta facendo, insomma, sta svolgendo la sua giornata di lavoro, si ricorda di telefonare alla propria moglie o alla propria fidanzata, eccetera, per
per sentirla qualche secondo e per casomai dirle ti voglio bene, no? Allora sicuramente chi riceve una telefonata di questo tipo apprezza molto perché dice ha continuato a pensarmi pur nel suo impegno. Allora, mutatis mutandis, ovviamente, pensate quanta gioia procuriamo a Dio nel momento in cui noi ci ricordiamo di Lui e distribuiamo la sua presenza anche nei nostri impegni di vita quotidiana. È sicuramente importante. Guardate, io può sembrare un linguaggio estremamente infantile, ma non è assolutamente infantile. Fermo restando che poi nostro Signore Gesù Cristo non loda mai gli adulti, ma loda i bambini e dice: se non diventerete come i bambini non potrete entrare nel regno dei cieli. L'espressione che ho detto prima, no? Dare gioia a Dio, è un'espressione verissima. Cioè, la preghiera è talmente importante, ma questo ce lo dicono tanti maestri dello spirito, la preghiera è talmente importante che addirittura arriva a commuovere Dio, arriva a commuovere Dio. C'è una citazione del cardinale Newman che vorrei leggervi. Adesso si apre, ecco, ve la leggo. Lo dice proprio in Opere sulla preghiera. Henry Newman, cardinale Newman, convertitosi dall'anglicanesimo al cattolicesimo. Sentite queste sue parole. Noi non sappiamo come la preghiera riceva una risposta da Dio. È una cosa strana in verità che l'uomo così debole abbia la forza di commuoverlo. Qui sta parlando anche un grande intellettuale, un grande teologo, ma è nostro privilegio sapere che abbiamo il potere di farlo. Cioè noi con la preghiera abbiamo il potere di commuovere Dio. Continua Newman. Tutto il sistema di questo mondo non è che la storia della maniera con la quale l'uomo contrasta i decreti di Dio. Se noi abbiamo il triste potere di resistere alla sua volontà per la nostra rovina, verità terribile e incomprensibile, se quando Egli ci destina la salvezza eterna, possiamo ancora annullare la scelta divina fatta per noi e divenire così degli agenti della nostra rovina eterna, ancora più abbiamo il potere di commuoverlo. E benedetto sia il suo nome, di farlo cambiare quando lui, che cerca i cuori, vede in noi la presenza dello Spirito Santo che intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Cioè dice Newman, così come noi abbiamo il potere di allontanarci da Dio. Cioè abbiamo il potere di rendere vane tutte quelle cose, quegli atti che Dio compie per poterci salvare, abbiamo anche il potere di commuovere Dio attraverso la preghiera. Quindi la preghiera costituisce, la nostra preghiera costituisce la gioia di Dio. Quindi pregare anche in circostanze problematiche, in circostanze difficili, in circostanze che possono maggiormente facilitare le distrazioni, ma pregare ugualmente sicuramente è qualcosa che ha una grande importanza e un grande valore. Ecco, professore, si stava soffermando anche prima sul dovere che abbiamo noi di pregare. Ecco, vuole approfondire questo aspetto? Perché dobbiamo pregare? In realtà ci sono diversi motivi per cui noi dobbiamo pregare. Prima di tutto perché Dio, che è il nostro Signore, quindi il nostro Re, da cui noi dipendiamo, ce lo comanda. Dio ci comanda di pregarlo. E quindi, se Dio ci comanda di pregarlo, noi siamo tenuti assolutamente a pregarlo. Dobbiamo inoltre pregare per riconoscere la nostra assoluta dipendenza da Dio. Non possiamo noi farci fuorviare da quella menzogna che soprattutto contraddistingue l'uomo moderno, che è la menzogna dell'autosufficienza. Noi non siamo autosufficienti, non bastiamo a noi stessi, non siamo risposte a noi stessi. Men che meno possiamo diventare Dio di noi stessi. E allora
dobbiamo pregare, perché dobbiamo continuamente pregare, perché dobbiamo continuamente ricordare a noi stessi che dipendiamo da Dio. Ma c'è un altro motivo che rende la preghiera doverosa, ed è il motivo legato al ringraziamento. Dobbiamo pregare per ringraziare Dio per tutti i benefici che ci concede. Noi non abbiamo nulla, noi non possediamo nulla. Non possediamo la nostra vita, non possediamo il nostro tempo. Tutti quanti noi, giustamente, per carità, perché non siamo degli animali, ci facciamo un programma di vita, un programma per il giorno successivo, per la settimana successiva, per il mese successivo, no? Abbiamo la nostra agenda, cartacea o elettronica che sia, dove ci segniamo i nostri impegni, ma dovremmo sempre scrivere, se non diciamo di fatto, ma almeno idealmente sulla nostra agenda, se a Dio piacendo, se Dio vuole. Perché? Perché nessuno di noi è padrone del suo tempo, nessuno di noi è padrone della sua vita. Ogni attimo che passa, per ogni attimo che passa, noi dobbiamo ringraziare Dio che ce l'ha concesso. E quindi la preghiera è un dovere per ringraziare Dio per tutti i benefici che ci concede. Dobbiamo inoltre pregare, altro motivo del dovere della preghiera, per chiedere a Dio perdono per i peccati commessi. Chi di noi non commette peccato? E sappiamo che la Sacra Scrittura dice anche il giusto pecca 7 volte al giorno. È evidente che non bisogna odiare il peccato mortale ed eliminare il peccato mortale. Ma i peccati veniali, quelli non totalmente deliberati, semideliberati, sono ineliminabili nella vita. E quindi noi siamo, quando la sera facciamo l'esame di coscienza, no? Siamo sempre in debito con Dio, non possiamo mai essere in credito con Dio. E quindi dobbiamo sempre chiedere la misericordia di Dio, invocare la misericordia di Dio. E quindi la preghiera serve anche per chiedere perdono a Dio per i peccati commessi. Inoltre dobbiamo pregare per chiedere a Dio tutte quelle grazie spirituali e che possono essere utili o necessarie per la nostra salvezza. Guardate che se non si prega, i maestri di vita spirituale ci dicono, in particolar modo Sant'Alfonso Maria dei Liguori, anzi a riguardo consiglio chi ci sta vedendo quel bellissimo libro, preziosissimo libro che è il gran mezzo della preghiera di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Ebbene, se noi non preghiamo per la nostra salvezza, per ricevere le grazie necessarie per poterci salvare, noi siamo colpevoli dinanzi a Dio. Questo costituisce un peccato. Noi dobbiamo chiedere le grazie che ci servono per poterci salvare. Da qui la famosa frase di Sant'Alfonso che dice: chi prega si salva, chi non prega si danna. E quindi questi sono sono i doveri della preghiera. Ecco, professore, adesso non ricordo dove ho letto questa frase, è molto semplice e molto significativa. Ecco, magari scontata, però a me ha ricordato anche la grandezza di Dio. Ecco, Dio si fa grande nella semplicità. E Dio ha voluto mettere in un atto così semplice le chiavi del paradiso. Ecco, adesso non ricordo dove ho letto questa bellissima frase, però ecco, noi possiamo trovarci in qualunque situazione, senza oggetti, senza telefono, però noi siamo ancora in grado di salvare la nostra anima. Infatti, forse non so se sia Tancheri che lo dice, può darsi che sia Tancheri, però non ne sono sicuro, ma è un concetto che però penso sia presente in diversi maestri di vita spirituale, perché la preghiera, se noi ci soffermiamo, ci riflettiamo, no? Noi possiamo non avere le forze per fare determinati lavori. Possiamo non avere l'ingegno per fare, non so,
per scrivere determinate cose o per creare determinate cose a beneficio dell'umanità. Possiamo essere costretti, ammalati in un letto e quindi apparentemente, solo apparentemente inutili, eccetera. Ma nulla ci impedisce di pregare. In qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione, anzi nella sofferenza la preghiera ha ancora più valore, abbiamo sempre la possibilità di pregare. Cioè, mentre per le altre cose, per dirla proprio con linguaggio semplice, no? Mentre per le altre cose noi possiamo al limite utilizzare qualche scusa, no? Cioè, ma io non ce la facevo a fare questo, non ce la facevo a produrre questo. Per quanto riguarda la preghiera non abbiamo scuse, perché abbiamo sempre la possibilità di pregare. Possiamo non avere la possibilità di pregare per tanto tempo, ma abbiamo sempre la possibilità di fare anche una piccola preghiera. Professore, allora in definitiva, ecco, magari anche io me lo sono chiesto molte volte, credo molti di quelli che ci ascoltano, quando io voglio, ecco, vorrei ottenere qualcosa, che io ovviamente credo sia, necessario per la mia salvezza, ecco, che riguardare anche beni materiali, questo ce lo insegna anche, il Magistero della Chiesa, come Certo. faccio a come dire, quando è che la preghiera è efficace? Detta in maniera molto semplicistica, ecco, come faccio a dire, ok, ho fatto una bella preghiera, spero di ottenere, posso avere la speranza di ottenere quello che ho chiesto. Ovviamente dovrebbe essere chiusa ogni preghiera sempre con Signore, se è anche la tua volontà. Certo, allora prima di tutto noi dobbiamo saper fare questa distinzione, cioè tenere presente questa distinzione. Ci sono delle grazie di ordine materiale, ci sono delle grazie di ordine spirituale. Ora, le grazie di ordine spirituale, cioè quelle grazie che attengono alla nostra salvezza, per esempio, Signore, fai che io odi il peccato, fai che io mi liberi dal peccato. Fai che la mia fede possa aumentare, fai che non ti possa mai abbandonare. Ebbene, queste richieste di grazia si devono chiedere senza condizione, anzi, si devono pretendere. Signore, questa grazia tu me la devi dare. Il Signore è contento se noi assumiamo questo atteggiamento di pretesa relativamente a queste grazie, perché significa che stiamo anteponendo il regno di Dio a tutto il resto, no? Tanto è vero che c'è quella famosa espressione di Gesù che dice: chiedete prima di tutto il regno di Dio, il resto vi sarà dato in aggiunta. Quindi le grazie spirituali non solo si ottengono sempre, ma vanno chieste senza condizione, vanno pretese. Poi ci sono le grazie di ordine materiale, per esempio. Sono afflitto da una malattia, sono afflitto da un mal di testa. Dice: Signore, fai che passi questo mal di testa, così io posso servirti meglio. Però in questo caso, essendo una grazia di ordine materiale, la dobbiamo chiedere sotto condizione. Cioè, se effettivamente questo è conforme alla tua volontà. Perché? Perché il Signore può anche permettere che io sia afflitto dal mal di testa per vedere se anche con il mal di testa io riesco a servirlo ugualmente. Oppure non perdo la pazienza. Offro al Signore questa sofferenza. Quindi le grazie di ordine materiale, che comunque vanno chieste, attenzione, che comunque vanno chieste, si devono chiedere sempre sotto condizione, non che siano sempre conformi alla volontà sua. Signore, se tu vuoi, fammi questa grazia, liberami per esempio da questa malattia, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ecco, questa è la prima distinzione da farsi tra grazie di ordine spirituale e grazie di ordine materiale. Ma San Tommaso individua anche cinque elementi che rendono la preghiera addirittura infallibile. E vediamo un po' quali sono questi cinque elementi. Prima di tutto, quando si è in grazia di Dio, pregare quando si è in grazia di Dio. Attenzione. Questo non significa, badate bene, questo non significa che non si possa pregare in stato di peccato, anche in stato di peccato mortale.
perché sappiamo benissimo che l'anima che è in stato di peccato mortale è comunque membro della Chiesa, membro morto, ma è membro della Chiesa. E quindi in stato di peccato mortale si può pregare. È evidente che se si prega in stato di peccato mortale, quindi un rapporto non di amicizia con Dio, si ha meno possibilità che la preghiera venga esaudita. E quindi dice San Tommaso, la prima condizione perché una preghiera sia infallibile è pregare in grazia di Dio. La seconda condizione, attenzione che questa seconda condizione può essere un po' ambigua, per cui la dobbiamo saper spiegare bene. Quando si chiede per se stessi? Ovviamente San Tommaso non dice che non bisogna pregare per gli altri, anzi è un dovere imprescindibile quello del cristiano di pregare anche per gli altri. Però quando noi preghiamo per gli altri non possiamo mai essere sicuri che la nostra preghiera produca frutti, cioè in che senso? Se noi preghiamo per un peccatore, va bene, sicuramente questa preghiera porterà dei frutti. Quali saranno questi frutti? Il Signore concederà al peccatore delle grazie attuali, cioè delle occasioni, delle situazioni, affinché il peccatore si possa convertire. Ma poi l'ultima parola spetta la libertà del peccatore, cioè se il peccatore corrisponde o meno a questa grazia attuale e quindi si converta. Dice San Tommaso, perché la preghiera sia infallibile, occorre anche che si preghi per sé, perché chiaramente per se stessi si è sicuri della corrispondenza alla grazia. Terza condizione, quando si chiede secondo la volontà di Dio, quello che abbiamo detto prima, bisogna sempre chiedere grazie in conformità alla volontà di Dio. Quarta condizione, quando si chiede con fiducia. La fiducia è qualcosa che è un'arma potentissima nei confronti di Dio. Quando il Signore dice, se aveste un po' di fede grande come un granello di senape, piccolissima, riusciresti a spostare le montagne, no? Ora, al di là della espressione iperbolica che il Signore utilizza, la fiducia è qualcosa di straordinariamente importante. Pregare con grandissima fiducia, perché i santi riescono a ottenere grandissime grazie, straordinarie grazie dal Signore, proprio perché sono animati da una fiducia granitica. Quinta condizione, quando si chiede con perseveranza. Qui dobbiamo renderci conto che i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Noi quando preghiamo, no, pretendiamo che il Signore ci esaudisca subito. Ma il Signore può farci anche attendere. Può farci attendere perché vuole che noi acquisiamo meriti attraverso la perseveranza, perché vuole che noi ci dilunghiamo nella preghiera per invocarlo e per adorarlo. La perseveranza che può durare anche tantissimo tempo. Mi ricordo una volta di aver letto un episodio tratto dalla vita, dalle tante vite di San Pio da Pietralcina. C'era una coppia di sposi, che erano figli spirituali di Padre Pio, e passarono alcuni anni e non riuscivano ad avere figli. E allora andavano continuamente da Padre Pio, e Padre Pio diceva: abbiate fiducia, nascerà un figlio, abbiate fiducia, nascerà un figlio. Ma gli anni passavano e il figlio non arrivava. Tant'è vero che i due sposi pensarono anche di adottare un bambino, per cercare appunto di sopperire, e sottoposero questa loro volontà al loro direttore spirituale, che era appunto San Pio da Pietralcina, ma Padre Pio rispondeva: dovete avere fiducia che il figlio arriverà, il figlio arriverà. Passarono diversi anni, oltre 10 anni, se non sbaglio, 12, 13, adesso non ricordo precisamente, e nacque un maschietto che poi chiamarono anche Francesco, che è il nome di battesimo di San Pio da Pietralcina. Ora, ovviamente San Pietro di Pietrelcina aveva questo grande dono di conoscere, di penetrare nella volontà di Dio. Ecco, ma perché il Signore ha fatto attendere tanto? Perché la perseveranza è sicuramente un elemento molto, molto importante. Quindi queste sono le cinque condizioni che indica San Tommaso quando si è in grazia di Dio, quando si chiede per sé, quando si chiede secondo la volontà di Dio, quando si chiede con fiducia, quando si chiede con perseveranza.
Molto bene, professore. Io credo che lei abbia esaurito l'argomento. Ovviamente si potrebbe parlare molto su, e magari sarà una cosa che le chiederò più avanti, sull'intercessione che si può chiedere ai santi, alle anime del purgatorio, alla Madonna stessa, ovviamente, per come dire, ottenere grazie che magari altrimenti vediamo non riuscire ad ottenere. Mi ricordo, ecco, del passaggio della Bibbia in cui questa donna chiede agli apostoli di Gesù di convincerlo ad esaudirla, e così fu. Quindi credo che anche questo sia un aspetto da dover. Del principio della comunione dei santi, Esatto, credo che anche questo possa essere un bellissimo argomento che magari tratteremo in futuro. Io per adesso la ringrazio tantissimo e credo e spero, e anzi, credo. Sono convinto che questa puntata possa essere davvero molto utile a tutti i livelli, ecco, perché la preghiera è quello che in definitiva ci salverà, e sapere come farla, sapere anche appunto un po' di teoria della preghiera, ecco, credo che possa fare solo bene. Quindi, professore, io la ringrazio, e auguro buona serata e la saluto. Molto bene. Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo episodio e vi ricordo, ecco, se apprezzate quello che facciamo su questo canale, di continuare a sostenerci e a contribuire, ecco, alla difesa della verità. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.